Benvenuti, un ringraziamento agli amici e alle amiche presenti e a quelli che ci seguono da casa. Oggi è la giornata di AUKUS e noi intendiamo dare un contributo a questo impegno, a questa mobilitazione che in tutto il mondo è oggi in atto per sottolineare, per rimarcare, per ricordare i popoli oppressi. Al centro dell'iniziativa abbiamo posto Gerusalemme libera, perché riteniamo che di tutte le ingiustizie, questa della situazione di Gerusalemme sia quella più patente, quella più chiara, più evidente. Assistiamo quotidianamente, purtroppo, al mainstream dei media, dei partiti, delle logge massoniche, dell'attività dei gruppi sionisti che presentano le situazioni libanese, egiziana, del Benin, le presentano a modo loro, accusando i cittadini di comportamenti non giusti, i governi che non sono nelle grazie di Stati Uniti e Israele come satrape, come oppressori del popolo, e tutto è in discussione perché sono falsificati gli elementi, le notizie. E su Gerusalemme questo è molto più difficile per loro. Uno Stato come quello di Israele, che nasce da una risoluzione dell'ONU, è lo Stato che in tutto il mondo è il primo a non aver applicato poi le risoluzioni dell'ONU. E visto che parliamo di Gerusalemme, sono decine le risoluzioni dell'ONU su Gerusalemme che lo Stato sionista di Israele ha eletto a propria capitale, venendo quindi meno alla deliberazione dell'ONU che istituì lo Stato di Israele, che prevedeva una città libera. Ci sono risoluzioni dell'ONU che intimano a Israele di recedere da questa posizione, ma mentre per la Jugoslavia è bastato non applicare una risoluzione, sono cominciati i bombardamenti e così la Libia e così tante altre realtà purtroppo oggetto dell'attuale neocolonialismo, per Israele le risoluzioni non applicate non si trasformano in nulla, anzi gli si fanno il regalo degli armamenti, degli accordi internazionali. Abbiamo addirittura disputato in Israele i campionati europei di calcio, non si capisce quale possa essere la logica, se non quella che chi ha al proprio fianco i grandi finanzieri sionisti può farsi beffe delle leggi e dei regolamenti internazionali. La libertà, quindi, per Gerusalemme è il punto in cui più facilmente le persone veramente animate da ansie di giustizia, di verità e di rapporti internazionali basati sulla convivenza civile, sulla tolleranza, sulla convivenza religiosa, razziale, possono trovare un punto di incontro. Liberare Gerusalemme da chi la vuole capitale di uno Stato, in difformità dalle risoluzioni internazionali, da chi la vuole capitale di un unico credo religioso, in difformità dalla storia di questa città che è sempre stata la culla delle religioni monoteiste, e quindi l'esigenza grande è battersi perché Gerusalemme torni ad essere una città libera. Con la liberazione di Gerusalemme sarà una grande sconfitta per tutto il disegno sionista di espandere Israele dai Tigri all'Eufrate. E sarà una vittoria quindi per tutti i popoli e cittadini del mondo amanti della pace e della giustizia. Batterci quindi per Israele libera e batterci anche per la libertà del nostro paese. Ora sicuramente qualcuno continuerà ad accusarci di essere razzisti, ad accusarci di essere contro il popolo ebraico. Sono gli ebrei che dicono che hanno uno stato ebraico e che la loro razza è una razza superiore, che quindi loro hanno il compito di governare sugli altri. Noi diciamo che per gli ebrei
deve esserci nel mondo il posto che c'è per i cristiani, che c'è per i musulmani e che ci sono altre persone anche che non hanno fede religiosa e che hanno gli stessi diritti. Quindi la liberazione di Gerusalemme è affermare questo principio di convivenza internazionale. È questione di battersi per la verità e per la giustizia. Non ci sono elementi né storici né giuridici né sanciti da questa associazione delle Nazioni Unite in cui tanto peso ha la grande finanza che consentano a Israele di fare ciò che oggi sta facendo. Perdo un minuto per dire che anche la strada, a nostro avviso, poi alla battaglia per la liberazione di Gerusalemme possono partecipare anche quelli che la pensano diversamente, ma a nostro avviso, del nostro movimento per la liberazione per il bene comune, il ragionamento da farsi su due stati, due popoli è sbagliato. È sbagliato perché la storia ci sta dimostrando che non è praticabile. Nel momento in cui si aprono le trattative per questo obiettivo, ricordando che le trattative di pace vanno avanti da 50 anni e nello stesso periodo la superficie del territorio israeliano che doveva essere dei palestinesi è stata mangiata per oltre il 45%. Mentre si parlava di pace, il governo sionista di Israele rosicchiava terreno ai palestinesi. Ed ora, secondo i potenti del mondo, si dovrebbero aprire altri 50 anni di trattative per dar vita a due popoli e due stati. E mentre si parte con queste trattative, Israele decide 2.000 nuovi insediamenti dei coloni nei territori palestinesi. È tutta una truffa, è tempo che si lascia passare, è tempo durante il quale continua il genocidio della cultura, dell'arte, delle tradizioni palestinesi e anche del popolo palestinese. E quindi questo è un impegno che noi dobbiamo assumerci di contribuire a fermare questa deriva, di batterci per la liberazione di Gerusalemme, sapendo che mentre facciamo questa battaglia aiutiamo anche il popolo siriano, il popolo libanese, il popolo egiziano, perché se riusciamo a far tornare Israele nei suoi binari e ad imporre la giustizia internazionale, tutti i popoli saranno più forti e più liberi. Nell'iniziativa di oggi noi siamo lieti di avere molti amici che vi parteciperanno e daranno il loro contributo, le loro idee all'iniziativa di oggi. Purtroppo abbiamo l'assenza di Monsignor Cappucci per problemi di salute. Porterà il suo saluto l'amico Soso, al quale va subito la parola. Buonasera a tutti, diciamo, i partecipanti a questo convegno. Buonasera al senatore Rossi, buonasera a te, Monia, a tutti gli altri relatori di questo evento. Che dire, Gerusalemme è libera, la auspichiamo tutti, la auspica ogni uomo libero di questo globo. Cominciamo un po' a farci un po' di storia, anche se il senatore Rossi l'ha introdotta, ma mi preme ripetere ed integrare oppure ribadire che Gerusalemme è nata 1500 anni avanti Cristo. Oltre al mio saluto mi sono dimenticato che il Monsignor Ilario Cappucci, il quale ci siamo sentiti io e lui 2 giorni fa, porta anche lui, vi manda i suoi calorosi saluti. Purtroppo non ha potuto partecipare a questo evento per problemi di salute. Sapete che ha più di 92 anni, quindi facciamo il nostro migliore bocca al lupo, i nostri migliori auguri al vescovo Cappucci, che è simbolo della lotta arabo-israeliana, simbolo proprio di Gerusalemme, oserei. Detto questo, Gerusalemme nella storia è nata 1500 anni avanti Cristo, è stata costruita questa città della tribù dei Ebus, che è una costola dei popoli canaani, non contrariamente a quanto viene detto della banda massonsaionista
imperialista che Gerusalemme è nata con il Tempio. Assolutamente vero, 1500 anni avanti Cristo è nata Gerusalemme, poi in questa area, in questa città sacra alle tre religioni monoteiste, l'ebraismo, il cristianesimo e l'islam, simboleggia per ogni religione una parte integrante del culto, una parte integrante del cuore. Gerusalemme è simbolo per gli ebrei, per il profeta Davide e il profeta Salomone. Gerusalemme è simbolo per i cristiani perché sui suoi monti il Vangelo narra che è stato crocifisso Gesù, la croce, la tradizione vuole che la Santa Elena l'ha ritrovata 300 anni dopo. Gerusalemme è sacra ai musulmani di tutto il mondo perché rappresenta nella moschea di Al-Aqsa, dove il profeta, la pace sia su di lui e sulla sua famiglia, è salito verso l'Eterno, verso l'Onnipotente. Quindi Gerusalemme è città simbolo. Ha vissuto Gerusalemme nella storia, è stata distrutta 22 volte, assediata 23 volte, attaccata 50 volte e scomparsa dalla mappa geografica per ben 44 volte, fino al 1980, dove l'impero sionista la dichiara sua capitale finale, sbattendosi del diritto internazionale. È strano quando ci fanno appello alla legalità internazionale i signori democratici o i signori dei corretti, della politica corretta, si dimenticano che ci sono due risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, quello del 476 e 478, dove stigmatizza il comportamento di Israele, la invita a non dichiarare Gerusalemme capitale dello Stato sionista. Nel 1988 i palestinesi nel congresso di Algeria, allora presieduto dall'allora martire Yasser Arafat, ha dichiarato Gerusalemme come capitale dello Stato palestinese. Tutti quanti gli uomini liberi di questo mondo auspicano e si identificano in questo in questa dichiarazione fatta allora dai palestinesi dell'Algeria. Oggi Gerusalemme non è solo il simbolo per i palestinesi, Gerusalemme è simbolo per gli arabi, cristiani e musulmani, Gerusalemme è simbolo per ogni persona che combatte per l'emancipazione del genere umano, per ogni persona che combatte per la vera libertà e per la vera autodeterminazione e per la vera indipendenza, è simbolo per coloro che combattono la globalizzazione, il pensiero unico, quello consumista, è simbolo di coloro che combattono l'impero finanziario, quell'impero che ci vede come numeri dei conti correnti, conti perché sei solo un conto, diceva un vecchio slogan, non conti perché non sei solo un conto, invece la realtà conti perché sei solo un conto. Gerusalemme oggi rappresenta il cuore libero, il cuore di ogni donna e uomo libero di questo pianeta. Chi appoggia Gerusalemme si vede aggredito, chi appoggia Gerusalemme, chi appoggia la Palestina viene denigrato, chi appoggia Gerusalemme viene attaccato. Basta pensare a quello che accade oggi in Siria e quello alla Repubblica Islamica dell'Iran, agli imbarchi fatti contro la Repubblica Islamica dell'Iran. A proposito dell'Iran, oggi io mando un caloroso saluto all'Iran, perché la giornata di Gerusalemme oggi, la giornata mondiale, è stata proclamata dall'imam Khomeini nel lontano 1979. Quindi, come vedete, coloro che affiancano la lotta del popolo palestinese vengono sempre denigrati, attaccati, creati di tutto e di più per demonizzarli. Non a caso oggi la Siria paga anche questo dazio, Bashar al-Assad, il suo governo, il suo popolo pagano questa aggressione proprio perché la politica siriana
si è schierata a difesa del popolo palestinese e di Gerusalemme. Che dire, noi siamo cresciuti con le canzoni di Fairuz, Gerusalemme è nostra, Betlemme è nostra, la moschea di Al-Aqsa è nostra. E guardate, non voglio fare dell'antisemitismo come a qualcuno piace, perché quelli che ci accusano, ci etichettano di essere antisemiti, dimenticano che noi siamo un popolo semita, dimenticano che il semitismo e i popoli semiti non sono solo il popolo ebraico, ma c'è anche il popolo arabo, ci sono altri tanti molti popoli che sono sempre vissuti in pace nella zona fino all'inizio del XX secolo, fino all'arrivo della promessa di Belfort, fino all'arrivo di Sykes-Picot e fino al 1947, dove i palestinesi, si dice, che pagano il dazio dei massacri compiuti in Europa nei confronti del popolo ebraico. Prima di tutto, il popolo palestinese non ha mai partecipato all'Olocausto, non ha fatto parte di queste queste cose. Però purtroppo dico presente in bocca al lupo, e speriamo, anche se un po' molto azzardata, che il prossimo congresso lo potremo fare nella Gerusalemme liberata. Grazie di cuore. Grazie a lei. Ora la parola a Basti Balma, che è presidente dell'associazione Imam. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Muhammad wa rahmatullahi. Inizio con il nome di Dio, il misericordio, il misericordioso, in genere inizio sempre con il nome di Dio, perché, come ho detto, egli è misericordio e misericordioso, perché ha creato tutto questo, tutto il creato, la creazione, noi, ciò che è dentro noi, ciò che è fuori di noi. In quanto credente, inizio con il suo nome, poiché egli è misericordia e misericordioso. Misericordia, che è un concetto assai elevato, un concetto assai nobile, un concetto che amano tutti gli esseri umani, indipendentemente dal loro credo di appartenenza, indipendentemente dal fatto se essi si professino musulmani, cristiani, addirittura se si è atei o agnostici, si ammira questo concetto, concetto di misericordia. Un concetto che torna alla mente, viene alla mente in particolar modo in questo mese per noi musulmani, perché è il mese di Ramadan e quindi è il mese del perdono, il mese della misericordia, eccetera. E probabilmente anche per questo motivo qui l'Imam Khomeini istituì nel 1979, la giornata mondiale di Gerusalemme, di Quds. In un mese, che è il mese della misericordia per tutti i musulmani, abbiamo detto, egli si sentì in dovere di istituire questa giornata, che non è una giornata solamente per i musulmani, dove ai musulmani è chiesto di fare qualcosa, dove i musulmani si mobilitano per un certo obiettivo, per un determinato scopo. No, anzi, questo dovrebbe essere un giorno per tutta l'umanità, in cui tutti gli esseri umani, dotati, eccetera. Il nostro mondo, noi accendiamo la televisione e vediamo, cos'è che vediamo? Certamente non cose belle, quando guardiamo il telegiornale, quando compriamo i giornali, sempre pieno di cosa? Genocidi, massacri, in tutte le parti del mondo. Quindi questa giornata, se Dio vuole, sarà in un futuro non molto lontano una giornata simbolo per tutti gli oppressi. Però prendere Gerusalemme come simbolo, penso sia assai importante, perché pochi popoli hanno sofferto quello che hanno sofferto i palestinesi negli ultimi decenni. Purtroppo abbiamo assistito ad un vero e proprio crimine contro l'umanità, protratto dal cosiddetto Stato
di Israele. Israele è stato fondato, sappiamo, nel 1948 e si è allargato sempre di più, ha allargato i suoi confini, eccetera, attraverso la forza, attraverso la violenza, attraverso il genocidio di un intero popolo. Questo è ciò che ha compiuto lo Stato di Israele in tutti questi anni. Ma ciò era stato programmato sin da prima. Questo fenomeno del sionismo internazionale, nonostante che sia un fenomeno abbastanza recente all'interno della stessa religione ebraica, è comunque un fenomeno che esisteva già da prima del 1948. Continua tutt'oggi ad esistere e continua tutt'oggi ad avere un'influenza a livello globale. Ovviamente le persone dotate di buon senso cosa hanno fatto nel corso degli anni? Le persone dotate di buon senso hanno cercato di resistere a quest'ondata di violenza, no? Contro l'umanità, contro il popolo palestinese in particolare, che ha subito ogni tipo di soprusi, che oggi si trova senza uno Stato, che oggi si trova oppresso, senza libertà. Sono profughi palestinesi in ogni parte del globo a motivo e a causa dello Stato di Israele. Quello che ha fatto e che sta facendo lo Stato di Israele. E abbiamo cosa? Gruppi di persone nel corso della storia recente, degli ultimi decenni, come dicevo, hanno cercato di resistere, hanno cercato di fare tutto il possibile. Abbiamo documenti che sicuramente la gran parte di noi, se non tutti, hanno visto, dove addirittura, no, i bambini lanciano sassi contro i carri armati, dove addirittura abbiamo testimoniato più intifade nella Palestina occupata. Cose che veramente fanno raccapricciare, cose che veramente proprio fanno perdere addirittura la speranza per quelle persone di poca fede. E vedere un esercito con carri armati che si lancia contro dei ragazzi, contro dei bambini, armati solo di sassi. I bambini giocano con i sassi, tante volte, in questo caso no, in Palestina, per tanti anni hanno dovuto lanciare sassi contro i carri armati. Queste sono cose tremende, sono cose mostruose che noi abbiamo e stiamo testimoniando davanti al silenzio, ovviamente, dei mass media, lo sappiamo. Queste sono cose che non vengono mai fuori nei nostri telegiornali, perché ovviamente noi viviamo in un regime, ci piaccia o no dirlo, noi siamo sotto regime. I nostri mass media sono controllati, i nostri giornali sono controllati. Ovviamente sì, c'è qualche canale satellitare, ci arriva qualche canale satellitare con dei buoni programmi, con dei programmi obiettivi, ci arriva qualche giornale, qualche rivista con degli articoli obiettivi, ci sono, però non vengono cosa, non hanno accesso al pubblico. Non possono questi giornali, questi canali, non possono parlare per esempio agli italiani. Perché? Perché viviamo in un regime, siamo sotto regime. Un regime che controlla tutto quello che entra e esce, che poi ci dà una ciotola a dire, vabbè, avete la vostra rivista, va bene, però l'Italia, così come la gran parte dei paesi, quasi tutti i paesi intorno al globo, hanno ormai, si sono organizzati bene, hanno posto una struttura attraverso la quale è difficile parlare obiettivamente. Poi vabbè, il fatto che si parli o non si parli di democrazia è indifferente, la democrazia non esiste di fatto. Dunque questo è un grave problema che noi abbiamo. Come fare per risolvere questo problema? Noi siamo qui riuniti oggi per la giornata mondiale di Gerusalemme, per parlare delle condizioni del martoriato popolo della Palestina, tutte cose positive. Però i giornali non ne parlano, ad esempio. Perlomeno i giornali, quelli che hanno accesso ad un'audience più elevata, più grossa, più grande. Lo stesso i nostri canali non ne parlano di questa giornata, di eventi del genere, perché mandano avanti tutta un'altra agenda, controllata ovviamente dai sionisti, controllata dallo Stato di Israele. Noi siamo un paese che è stato colonizzato in passato, ma siamo tuttora sotto
colonia, siamo tuttora oggi una colonia. Siamo una colonia americana, le basi NATO stanno in Italia, siamo qua. E poi no, noi dobbiamo fare i referendum, non ci chiedevano anni fa di fare il referendum, di fare il referendum sul nucleare, ad esempio. Cioè abbiamo già chi lavora sul nucleare con l'Italia, sono gli americani. Loro fanno quello che vogliono, ma gli italiani, cosa? Gli italiani viene sempre chiesto permessi, vengono sempre inculcate paure, eccetera, eccetera. Questo è un problema, perché siamo una colonia. Dal punto di vista intellettuale, culturale, mi sembra che abbiamo perso quasi tutto di quello che avevamo. L'Italia, essendo un paese con una storia, con una grande cultura, che potrebbe contribuire ulteriormente allo sviluppo, no, dell'umanità, avendo una forte cultura, avendo una grande storia, eccetera. Eppure no, siamo invece delle colonie, delle semplici colonie dell'America che prende comandi da Israele. Questo è il dato di fatto. Ovviamente noi ci auguriamo che questa situazione possa cambiare, una situazione che non può cambiare dall'oggi al domani, però è importante mantenere questo tipo di eventi, questo tipo di incontri, onde comunque cercare di rompere questo muro che ci impedisce di poter dialogare con gli altri, con i cosiddetti Mustafafi, noi chiamiamo, quelle persone che non hanno accesso, che non hanno accesso ai mezzi per raggiungere una presa di coscienza, per raggiungere conoscenza di quello che succede. Veramente, è un nostro dovere, è un dovere delle persone più sensibili, delle persone che hanno avuto questo accesso in qualche modo, da una parte o dall'altra, fornire questo tipo di servizio a chi non lo ha. Quindi è nostro dovere parlare, continuare sempre a parlare del problema palestinese, della liberazione di Gerusalemme, della liberazione della Palestina, perché un giorno la Palestina verrà liberata, e non lo dico soltanto per dire slogan, no, ripetiamo ogni anno gli stessi slogan, Gerusalemme verrà liberata, l'anno prossimo saremo a Gerusalemme, se Dio vuole, io mi auguro che sia così, ma sicuramente Gerusalemme verrà liberata, non lo dico, ripeto nuovamente, per essere ridondante, come slogan, ma è proprio un dato di fatto che ormai l'umanità abbiamo visto dove è arrivata. Ci dicevano qualche decennio fa che avevamo tutto, che ormai il nostro avanzamento tecnologico, la nostra cultura era superiore alle altre, ci presentavano come se fossimo all'avanguardia di tutto e di tutti qualche decennio fa. E oggi ci parlano di crisi. All'improvviso è arrivata la crisi, non si sa più che fare. Prima i politici facevano promesse, sempre promettevano per avere voti, devono promettere, perché la gente è piena di speranza. Oggi non promettono più, perché? Perché non c'è più speranza, la gente non c'ha più speranza. Quindi qual è? Si passa al piano B, incutiamo timore nelle persone, e è venuta fuori tutta la questione del terrorismo, sempre per prendere voti, sempre per andare dove? In Parlamento, al governo, eccetera, e tutto quanto. Ma di fatto, vediamo dove siamo arrivati adesso? Viviamo in un mondo migliore? No, non viviamo in un mondo migliore. L'essere umano ha portato delle risposte, delle soluzioni, delle alternative ad un mondo che sembrava morente? No, abbiamo peggiorato la situazione. Dunque questo sistema che sembrava chissà cosa, chissà quale grande sistema, si è rivelato un sistema fallimentare. È stato un vero e proprio fallimento. Quindi adesso sta a noi portare delle alternative vere. Quindi di fatto Israele cesserà di esistere. Cioè, Israele ha sostenuto questo sistema sin dall'inizio, ha creato questo sistema sin dall'inizio, e adesso questo sistema sta morendo. Al di là del fatto che non sembra così, se accendiamo la nostra televisione, guardiamo i giornali che compriamo in edicola, non sembra così, però di fatto questo sistema sta morendo. Lo sappiamo, vediamo, la situazione economica, la situazione etica, morale, tante cose. E quindi mi auguro anche che
Questa fine, che pare non essere non molto lontana, ma Dio lo sa, questa fine sia l'inizio, un inizio di un'alternativa invece più plausibile, più a misura d'uomo, uomo con la U maiuscola però, un uomo che vede se stesso come appartenente ad un unico sistema, ad un unico ordine, che vede il creato, che vede la creazione, ma vede anche un creatore, una persona, un essere umano, un uomo che è cosciente di avere un corpo e che questo corpo ha delle esigenze, ma è cosciente di avere un'anima e che questa anima abbia delle esigenze. Ed in questo modo, soltanto attraverso in questo modo, possiamo portare un'alternativa. Io mi auguro che questa sia la nuova alternativa del futuro, perché ormai il solo aspetto materiale ha portato a questo. Guerre, distruzione, genocidi, oppressione. Quindi io chiedo, in quanto musulmano, in quanto credente, a Dio l'Altissimo che ci illumini, che ci renda partecipi a questa nuova ricostruzione, a questa nuova rinascita che dovrà avvenire a breve, subito dopo la scomparsa dello Stato di Israele, che, ripeto, terminerà, ha già iniziato la sua fine, è uno Stato già in agonia, lo si vede, è un sistema, quello che noi viviamo, in agonia, che sta cessando di esistere, che sta cessando di respirare. Chiedo a Dio l'Altissimo che ci aiuti e che ci dia forza a ricostruire questa nuova Italia e questo nuovo mondo a livello globale. Sia lode a Dio, grazie a tutti, grazie agli organizzatori di questo incontro, di questa opportunità che mi è stata data. È bello anche condividere idee, no? Varie idee da tutte, che vengono da tutte le parti, tipi di idee che non, che possono essere varie, differenti, ma che comunque ci aiutano ad andare avanti nel nostro cammino. Grazie al senatore Fernando Rossi, grazie al Partito per il Bene Comune per questa lodevole iniziativa. Sallallahu ala Muhammad wa ali tayyibin at-tahirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ringraziamo Abbas Di Palma, quindi passiamo alla testimonianza di Angela Lano, che è la direttrice di Infopal e che ci porta il suo contributo in diretta dal Brasile. Pronto, ciao! Ciao Angela! Sì? Sì, Angela, ti sentiamo? Se sentite un sottofondo è che qua in Brasile mettono musica dappertutto e sono molto inopportuni in certi momenti. Vai pure, vai tranquilla. Sì. Ecco, sì, c'è un eco strano. Vorrei ricordare appunto come sono stato a Gerusalemme e il fatto che la città santa per musulmani, cristiani, ebrei in realtà è, come sappiamo, è in mano ai sunniti, è in mano agli israeliani che la stanno occupando sempre di più e sempre più sotto colonizzazione. I cristiani non possono accedere ai propri luoghi santi, i musulmani hanno altrettanto. La moschea di Al-Aqsa, la schianza delle moschee, rischia un crollo perché gli scavi proseguono tutto intorno, di sotto. E la situazione è molto drammatica. Il problema è che l'opinione pubblica internazionale è distratta, soprattutto quella del mondo arabo, no? È distratta dalle guerre, è distratta dalla fitna, dalla guerra, si possiamo chiamarla così, intra-islamica, tra mondo sunnita contro il mondo sciita. Quindi la situazione è molto, molto drammatica. C'è un'inserita in Egitto, ci sono inserite. Quella, diciamo che la realtà che ne beneficia ovviamente è Israele. Mi sentite? Sì.
Israele, con tutta questa distrazione chiaramente un eufemismo, comunque con queste guerre, tensioni nel mondo islamico, ovviamente può agire praticamente indisturbata nella colonizzazione di ciò che resta della Palestina storica e di Gerusalemme. E il mondo arabo, appunto, è preso dalle lotte intestine, dalle lotte interne, dal settarismo e si dimentica evidentemente o si ricorda poco dell'esistenza di un aggressore molto determinato. Non mi sento. Sì, Angela, vai tranquilla, ti sentiamo. Ecco, io credo che in giornate come queste vada ricordata anche la necessità dell'unità nel mondo islamico, l'unità islamica, e l'unità tra il mondo islamico e la cristianità, perché le aggressioni israeliane, appunto, si fanno sempre più forti, e se c'è divisione all'interno delle comunità musulmane e cristiane per ciò che riguarda la Palestina, non si arriva da nessuna parte. L'informazione, come al solito, è molto manipolata, perché si fa molta attenzione soprattutto negli ambienti cristiani all'interno della Palestina. Si fa molta attenzione a quello che fanno i musulmani nei confronti dei cristiani, si dimentica che sia i cristiani sia i musulmani sono aggrediti dal sionismo in Palestina. Io non sono musulmana, ma sono una studiosa di Islam. Il mio invito è al mondo arabo islamico, al mondo musulmano, e veramente a un ritorno all'unità dei popoli musulmani, che sono invece letto l'uno contro l'altro all'interno, purtroppo, di un progetto israelo-statunitense. La divisione dell'intera funziona sempre, quindi anche in questo caso. Angela? Sì? Ci sei, ci senti, vero? Sì, ci sono, ogni tanto non mi sento. Sì, sì, ma non ti preoccupare, vai pure avanti tranquilla. Giustamente dicono, non ci senti perché non stiamo parlando, ti stiamo ascoltando tutti. Ah, sì. Ecco, quindi mi sembra che la situazione attuale del vicino Medio Oriente, diciamo nel mondo anche mediterraneo, sia molto drammatica, molto confusa, molto problematica. C'è un'instabilità, c'è stato un golpe in Egitto che ha rovesciato un presidente eletto, ma che a sua volta era contestato, no? Le sue politiche sono state anche molto infelici, perché discutibili sul piano della politica estera, soprattutto è stato rovesciato con un colpo di Stato, e anche questa è una situazione non condivisibile. E la Siria è in preda alla guerra civile, ci sono le bande caediste, lì come d'altronde altre parti del mondo islamico, non solo, c'è anche in Africa, nell'Africa subsahariana. Il mondo sunnita è diviso in varie parti, in varie correnti, con un aspetto, con una corrente neosalafita che sta diventando già dall'Arabia Saudita e dal Qatar, Arabia Saudita adesso, non va d'accordo. Comunque c'è un'ulteriore scissione tra le sue delinquenze del Qatar e dell'Arabia Saudita. Comunque diciamo che questo due stati appoggia
la corrente, le correnti wahhabite, salafite, che anche lì creano destabilizzazione sempre pro domo israelo-statunitense. Di nuovo, di tutto questo caos beneficia il progetto sionista che sta raggiungendo mano a mano proprio questi nel silenzio più totale, perché dovendo dell'intervento di Siria e di altri paesi, la guerra civile in Siria, che quanta chi ha tempo di partire. E quindi, di nuovo, Israele imprigiona, Israele occupa, Israele ammazza, Israele colonizza Gerusalemme e quant'altro. Quindi, veramente il mio augurio in questa giornata è che il mondo islamico, che unito sarebbe una grande potenza, potrebbe veramente far risvegliare un po' tutto il vicino Oriente, riecheggiare l'antica grandezza dell'impero abbaside, no? Se fosse unito, ovviamente, potrebbe sicuramente contrastare progetti imperiali, anziché quasi per certi versi, almeno il progetto sembra che tutti i progetti imperiali e occidentali. Quindi il mio augurio è che i popoli, perché i loro leader evidentemente non cercano, non ne sono capaci, ma che i popoli che farsi prendere dalle propagande, che farsi prendere dal settarismo, possono mettere insieme, possono lavorare per ripristinare un'unità islamica e poi una collaborazione col mondo cristiano, col mondo, insomma, con i popoli liberi della terra, come si suol dire, in modo da mettere fine ai conflitti e all'egemonia imperiale occidentale in queste terre. Grazie Angela. Grazie a te. Grazie a tutti. Grazie di cuore. Ciao. Un saluto da tutti. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ringraziamo Angela, che era un collegamento dal Brasile, anche se non siamo riusciti al video, l'abbiamo sentita con tanto piacere. Buongiorno a tutti e ringrazio in particolare il senatore Rossi per avermi invitato. Sono anni che insieme parliamo di questi temi in conferenze, in incontri, in particolare dei temi relativi al vicino e Medio Oriente. Saluto ovviamente con grande piacere anche gli altri ospiti, gli altri relatori e chi ci ascolta oggi, chi si è interessato a questo tema, al tema di Gerusalemme. Gerusalemme è, questo è noto, uno dei temi più antichi e più importanti nella storia dell'umanità. Pensiamo alla sua origine, pensiamo ai suoi sviluppi storici. Inevitabilmente era, è e sarà uno dei perni geopolitici e teopolitici attorno al quale ruotavano, ruotano e ruoteranno questioni di primaria importanza. Vi offro questa immagine, ricordo di una bellissima raffigurazione antica, europea, che appunto vedeva Gerusalemme come il punto d'incontro di tre petali, e questi tre petali erano i tre continenti, allora principalmente conosciuti, ovvero l'Asia, l'Europa e l'Africa. Questi tre petali, questa visione del mondo, in cui Asia, Europa e Africa erano i tre petali che si congiungevano in Gerusalemme. E questo spiega anche il motivo
per il quale siamo oggi a parlare di questa città. Ovviamente parlare di questa città significa parlare anche del contesto in cui è inserita, della Palestina, dell'area che circonda la Palestina, il Libano, la Giordania, la Siria e tutti quegli stati, quelle realtà anche non statali, anche culturali e politiche che toccano Gerusalemme, appunto città santa per l'Islam, per l'ebraismo e per il cristianesimo. Qual è quindi la soluzione di pace per Gerusalemme? A mio avviso una soluzione datata ma attuale, peraltro appoggiata anche da Pio XII, ovvero una Gerusalemme libera, città stato, città santa, un corpus separatum, questa è la tradizione che andava in voga negli anni 40, negli anni 40 all'epoca della partizione dell'ONU, per definire appunto una città che fosse autonoma da poteri statali, da realtà etniche che ne determinassero il destino. Una città di questa importanza, pur fuggendo, questo è evidente, da ogni ecumenismo, da ogni buonismo interreligioso, però oggettivamente, pragmaticamente, è difficile pensare a una Gerusalemme che non sia appunto il centro di un corpus separato, all'epoca era compresa anche Betlemme, in cui poter arrivare come pellegrini, in cui poter vivere la dimensione spirituale di questa città. Ovviamente oggi questo tipo di progetto risulta almeno al momento di difficile trattino, difficilissima realizzazione. E perché? Perché, come dicevamo, Gerusalemme è connessa, la storia di Gerusalemme è strettamente connessa, è inevitabile, con quella dell'area che la circonda. È evidente che una soluzione di questo tipo, cioè una Gerusalemme città libera e città stato, che a mio avviso è e resta la soluzione primaria per quel tipo di area, non può non comprendere, non può non essere collegata ad una soluzione di tipo pacifico per la regione che circonda appunto Gerusalemme, per la Palestina. Oggi si parla molto della questione due popoli, due stati. Apparentemente può sembrare una soluzione logica, lineare, due popoli, due stati. In realtà sappiamo che per ragioni storiche, per ragioni politiche, anche qui, questa soluzione ha prodotto, l'idea che porta a questa soluzione ha prodotto più danni che non cose positive. Gli esempi sarebbero molti e purtroppo il tempo a disposizione che ho, che è poco, non mi permette di farne molti. Beh, una cosa è certa, una soluzione del tipo non due popoli, due stati, ma del tipo uno stato per due popoli, con sempre Gerusalemme città-stato indipendente, a prescindere da come verrebbe regolata la questione palestinese o israelo-palestinese. Una soluzione per quanto riguarda l'area attorno a questa ipotetica città-stato, corpus separatum, esterna ad essa, quindi una realtà esterna, se fosse una soluzione di tipo uno stato per due popoli, sarebbe ovviamente la soluzione, almeno a mio avviso, ma credo che altri tra i relatori, credo di non essere l'unico tra i relatori ad avere quest'idea, sia la soluzione più praticabile, più logica. Eviterebbe scontri etnici frontali, eviterebbe tensioni di confine nell'area, eviterebbe dal Giordano al Mediterraneo il ripresentarsi di tutti quei problemi, di quegli scontri appunto che hanno caratterizzato la storia della Palestina nell'ultimo secolo. Questa soluzione ad oggi non è stata praticabile, non è stata praticabile né sul lato israeliano e mi permetto di dire nemmeno su quello palestinese. Sarebbe disonesto, credo, sarebbe disonesto non riconoscere anche alcune responsabilità palestinesi, e pensiamo ad esempio agli sbandamenti di ciò che resta di Fatah, o quantomeno di una sua parte significativa,
e dall'altro dei tradimenti, mi viene in mente questa parola di Hamas, in relazione anche a situazioni molto recenti, come una situazione che è strettamente collegata a Gerusalemme e alla Palestina, qual è la questione siriana. Dopo magari approfondirò con qualche parola la questione siriana, perché credo che meriti una certa attenzione, essendo oggi una battaglia in corso. Ecco, questo il quadro. Ovviamente non posso dilungarmi, come dicevo, più di tanto. Sulla Siria vorrei aggiungere questo. Il legame tra la Siria e la Palestina è storico, evidente e io direi per molti aspetti inoppugnabile. È curioso notare che uno dei momenti, una delle fasi storiche in cui questo legame fu dimostrato e si rese anche evidente, se vogliamo, fu proprio la venuta del Messia, la nascita di nostro Signore Gesù Cristo e la sua crocifissione. Quando nostro Signore, appunto, fu mandato a convertire il popolo ebraico, in seguito i popoli della terra, dal popolo ebraico non fu riconosciuto come Messia, quel Messia che le scritture annunciavano. Quello stesso popolo di Gerusalemme che accolse, lo ricordiamo nella Domenica delle Palme, e acclamò in larga parte quantomeno il Signore, sappiamo poi che dalle piazze di quella stessa città, la stessa città in cui aveva sede il Tempio, si alzò il grido crucifige, crucifige. Dopo alcuni decenni da questo fatto, Gerusalemme fu oggetto di una forte, di una totale guerra in cui fu protagonista dall'altro lato l'impero romano. Gerusalemme fu di fatto distrutta, il tempio ebraico, il secondo tempio fu distrutto, quella città che venne de facto interdetta per gli ebrei prese il nome di Elia Capitolina e la provincia di Palestina appunto divenne la provincia di Siria Palestina. Ancora oggi in Siria ci sono movimenti che rivendicano l'intera area come parte della Siria, oltre al Libano e ad altre regioni del vicino Oriente. Questo ha una ragione storica sicuramente significativa, pur senza entrare nel merito politico di queste rivendicazioni. Dicevo dunque che la questione siriana è strettamente connessa alla questione palestina e alla questione Gerusalemme. Chi ha nel cuore Gerusalemme oggi non può non avere nel cuore Damasco. Oggi a Damasco si combatte una battaglia che vede da un lato uno Stato, un governo legittimo, che ad esempio, giusto per fare un esempio, tutela le minoranze cristiane e tutela la libertà dei suoi cittadini, la libertas ecclesiae potremmo dire, e dall'altro, sull'altro fronte, dei gruppi armati, non meglio precisati, o meglio potremmo dire, per quello che si può precisare, di origine sospetta, o per essere più diretti, a volte terroristica, islamica radicale, legata a monarchie altrettanto islamiche radicali del Golfo, che, guarda caso, e questo è un fatto storico che si ripete spesso, vedono saldare i propri interessi con quello stesso Occidente, virgolette d'obbligo, esportatore di democrazia, che si trova appunto in questa fase a braccetto con salafiti e wahhabiti. Molti sono stati in questi mesi, nei mesi della rivolta siriana, i casi di profanazione di luoghi santi cristiani in Siria e situazioni in cui i cristiani sono stati vittime di violenze inaudite
ferocissimo. Oggi era nel cuore, io credo. Credere, più di tutto, credere nella pace a Gerusalemme significa credere nella pace in Siria. E nella pace in quella Siria che confina con lo Stato sotto la cui giurisdizione oggi è Gerusalemme. Hamas, e qui mi riaggancio al discorso precedente, rispetto alla questione siriana, ha consumato quel tradimento che conosciamo. In generale possiamo dire che, in questo non è assolutamente solo Hamas, in generale potremmo dire che buona parte del mondo arabo ed islamico ha avuto cura di pugnalare alle spalle la Siria. E facendo questo io credo di pugnalare anche alle spalle le persone che si sono messe in cammino per un equilibrio diverso anche dell'intera questione del Vicino Oriente, per un Vicino Oriente più pacificato, più ordinato, più sereno, e quindi anche per una eventuale soluzione della questione di Gerusalemme e non solo, che oggi stiamo discutendo. Quindi con l'auspicio che anche sulla questione siriana si faccia piena luce, e sono certo che gli altri relatori non mancheranno di farlo, vi saluto, vi ringrazio e spero che ci siano nuove occasioni per discutere di questi temi con voi e con gli ospiti che hanno preso parte oggi alla conferenza e anche col movimento per il bene comune che ci ha ospitati in questa occasione e in altre occasioni. Grazie ancora e a presto. Ora porta il suo contributo Gianni De Sì, che è responsabile degli esteri del bene comune. Buon pomeriggio a tutti e un saluto da parte mia a tutti i conferenzieri, gli ospiti presenti in sala e ovviamente a tutti coloro che seguono online da casa questo nostro incontro dibattito avente ad oggetto Gerusalemme, l'annosa e risolta questione di Gerusalemme in Palestina. Mi rincresce non poter essere presente fisicamente tra voi in questa giornata di testimonianza e riflessione, anche perché essere presenti in avvenimenti come questi assume una valenza enorme, sia per l'importanza dei temi trattati e sia per dare una sorta di risposta all'aria da caccia alle streghe dissenzienti che ormai si respira in questo paese, un paese dove pare che dissentire stia diventando quasi un atto di coraggio. E allora eccoci qua a parlare di Gerusalemme. Di Gerusalemme potremmo dire infinite cose. Gerusalemme è fondamentalmente un simbolo universale che non conosce confini e non può conoscere bandiere. Gerusalemme è città santa per le tre principali confessioni religiose monoteiste, per il cristianesimo, per l'ebraismo e per gli stessi musulmani, terza città in ordine di importanza. Gerusalemme è anche una terra di grandi imprese, di pellegrinaggi, una terra che ha conosciuto guerre e grandi rivelazioni. Una terra che è anche patrimonio dell'umanità. Ma oggi, quando pensiamo a Gerusalemme, abbiamo ben altre visioni. Oggi per me Gerusalemme è diventato il simbolo di una terra occupata, violentata, usurpata. È il simbolo dell'impunita arroganza di chi si è autonominato popolo prescelto e che gode di un'immunità e di un'impunità morale e giuridica che non è uguale nella storia. E allora diventa la visione di uno Stato colonialista, di uno Stato che deve la sua esistenza alla soppressione scientifica e deliberata di un altro Stato, di un'altra cultura e di un popolo adesso preesistente. Una soppressione che è fatta soprattutto di deportazioni e pulizia etnica, di espropri e di apartheid, di insediamenti colonici e di esclusione sociale, di violenza fisica e culturale da parte della più potente macchina propagandistica ed economico-finanziaria che il mondo conosca oggi. E allora ecco arrivare al punto della questione. A mio parere risolvere o anche solo affrontare il problema di Gerusalemme significa fondamentalmente affrontare in concreto il problema aborigine della occupazione ebraica della Palestina.
E allora significa svelare il disegno sionista, le sue ideologie, le sue strategie e le sue vere ambizioni. Significa affrontare l'intero contesto delle relazioni arabo-israeliane, il ruolo di Israele nei conflitti e nella destabilizzazione del vicino Oriente, il suo ruolo in Libano, il suo ruolo nella guerra in Siria, il suo ruolo in tutte le guerre, in tutti i conflitti e soprattutto nella corsa alla guerra con l'Iran. Non si può non parlare delle aspirazioni egemoniche regionali di Israele e del sistema utilizzato per garantirsi la forza e le coperture internazionali per attuare questo disegno dichiarato fin dal 1882. E allora bisogna contrastare la strategia di etnicizzazione transnazionale, come l'ha definita lo stesso Shlomo Sand, attuata creando una rete globale di forze ebraiche nel cui ambito Israele riesce a trovare il massimo profitto in tutti i campi. L'importanza delle lobby prosioniste diffuse in tutti i centri nevralgici dell'Occidente è proprio questo, a mio parere, il vero cuore pulsante della forza di Israele. E allora è chiaro che il problema va definito col suo nome, senza giri di parole. Il problema è il sionista, è il sionismo, è la sua strategia di egemonia globale. Ed è di questo che dobbiamo parlare per arrivare a una qualsivoglia soluzione anche del problema in Palestina. Il fronte di questa lotta non è solo in Palestina, non è solo nel vicino Medio Oriente. Il fronte è principalmente, a mio parere, anche in Occidente, perché è proprio in Occidente ed è l'Occidente che garantisce, difende e permette ciò che è accaduto, che accade e che accadrà in Palestina. E allora, per rompere questo muro di menzogna, di legittimazione costruito in decenni, bisogna assolutamente cercare di colpire e di far terminare quella che è l'anestesia culturale globale alimentata dalle lobby sioniste. E allora la battaglia oggi appare quasi impossibile, alla luce ormai di un dovuto realismo, in quanto non riusciamo ad essere padroni di niente in casa nostra, figuriamoci se possiamo oggi, come singoli, associazioni o gruppi, influire nella più ampia e difficile battaglia che si svolge oggi in Medio Oriente. Ho l'impressione che la soluzione del problema possa passare da due vie obbligate: una interna allo stesso popolo israeliano, come più volte dichiarato da storici e dissenzienti intellettuali del mondo stesso ebraico, quali ad esempio Shlomo Sand, e una esterna, già portata avanti con decisione e forza dal cosiddetto asse dei paesi non allineati. E allora la prima deve portare inevitabilmente a modificare radicalmente la politica identitaria ebraica, in maniera da dare una svolta decisiva alle relazioni con il contesto del mondo arabo. Ossia portare avanti un vero e proprio processo di israelizzazione, come lo chiama lo stesso Shlomo Sand, che coinvolga tutti i cittadini dello Stato ebraico, che non sarà più ebraico ma sarà israeliano, uno Stato che possa dare eguaglianza nei diritti e autonomia a tutti i suoi cittadini e non discriminando con le politiche chiamate dell'identitarismo etnico, abolendo leggi assurde come la legge del ritorno, leggi che escludono in partenza qualunque possibilità di creare uno Stato che possa essere diverso da quello che è oggi. Ma per fare questo bisogna dare forza, una forza enorme, alle parti illuminate della società israeliana, agli intellettuali, agli opinion leader, alla società civile che non vuole morire di sionismo. E allora bisogna sostenere gruppi come i Refusnik, come i Jewish Voice for Peace e altri gruppi del genere spontanei nella società civile israeliana e non solo. Allora usare le sue stesse armi e magari dopo tante finte primavere di stampo sorosiano vedere nascere una vera e propria primavera israeliana, al contrario di quelle che conosciamo, che possa veramente portare un cambiamento interno che poi avrà i suoi effetti e riflessi nell'intero mondo arabo e quindi nel mondo. La seconda strada, che è anche la più realistica a mio parere, è probabilmente quella di sostenere e auspicare una completa ristoria dell'asse della resistenza, quella dei cosiddetti paesi non allineati, quelli dei paesi che ancora possono dare a tutti noi, vere e proprie colonie del dominio israeliano, una speranza di un mondo e di un futuro diverso. Questa via potrebbe essere più dolorosa, potrebbe essere la via della guerra, potrebbe essere una via della quale è veramente difficile prevedere gli effetti a catena che potrebbe cagionare. Ma pare oggi essere la strada più
più perseguibile, e anche qui ritengo che non si possa, se si è delle persone sveglie che hanno capito quello che sta accadendo, non si possa non appoggiare con tutte le proprie forze i paesi non allineati. E in particolare qua il mio richiamo, il mio cuore va alla resistenza eroica del popolo siriano, la cui vittoria sarebbe veramente l'inizio di una possibile nuova era. E infine è dovuto un richiamo da parte mia anche ad una riflessione, diciamo, interna alla stessa resistenza al popolo palestinese. Direi che Hamas e i palestinesi devono decidersi in maniera definitiva e immediata. Devono decidere se vogliono essere pretesto dell'occupazione israeliana o vogliono essere parte della resistenza. Devono decidersi se schierarsi con chi si batte contro il sionismo e per la libertà o stare dalla parte di chi elargisce denaro con la stessa mano che utilizza per stringere quella dei sionisti e garantire l'occupazione della Palestina. Devono decidere se stare con i salafiti per portare avanti un disegno alla fine funzionale e voluto dalle stesse forze lobby dell'entità sionista, oppure vogliono schierarsi contro coloro che vogliono creare una nuova ortodossia non meno sanguinaria di quella attuale. Queste sono scelte di fondo dovute e importanti. Questo mio breve intervento voleva solo essere un saluto e un piccolo contributo ai conferenzieri in sala, ben più preparati di me a raccontare, a ripercorrere la storia dell'occupazione della Palestina, del sionismo, di svelare le sue strategie e le sue infinite macchinazioni, che oggi, pur se accusate di complottismo, di antisemitismo, costituiscono l'unica vera ragione per cui si possa fondamentalmente con credibilità affrontare il problema senza fare propaganda e senza essere funzionali. E allora auguro a tutti coloro che sono in sala di poter svolgere un ottimo lavoro e poter portare avanti questa discussione nel migliore dei modi. Vi ringrazio e vi auguro appunto un buon lavoro e buona prosecuzione.